Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo let's play di The Witcher Enhanced Edition. Quindi The Witcher 1. Farò una brevissima introduzione. Per chi non avesse visto l'altro video e non avesse partecipato alle decisioni che sono state prese per questo let's play in particolare. Allora, questo let's play sarà incentrato soprattutto sulla storia e non tantissimo sul gameplay e quindi le difficoltà del combattimento e tutte quelle meccaniche, in quanto ci stiamo focalizzando sull'arrivare a conoscere la storia di The Witcher prima dell'uscita di The Witcher 3. Quindi quello che è stato scelto praticamente alla unanimità, togliere anche praticamente, visto che hanno detto tutti fai così, è che giocheremo a modalità facile, nonostante questo l'abbia anticipato, ma lo ridico, mi pianga un po' il cuore. Perché fosse per me lo giocherei difficile, ma non ne abbiamo fisicamente il tempo. Quindi per cui iniziamo questa nuova partita. Ho visto le opzioni, le faccio vedere come al mio solito al primo episodio come siamo impostati, salvataggio automatico, lingua abbiamo messo italiano, mostra sempre i nomi, no, mi dovrebbe bastare premere Alt per farli apparire. Poi dovrei vedere qual è il tasto per il loot veloce, perché sennò qui il loot potrebbe diventare una cosa lentissima. L'audio, vabbè, fondamentalmente niente di fondamentale. Comandi, ci stava il loot. Per il segno successivo spero si possa fare anche con la rotellina del mouse, ma non ne sono affatto convinto. Visuale, altro. No, ci dovrebbe stare un tasto per fare il loot rapido, ma non ricordo. Va bene, comunque. Accettiamo, andiamo a creare una nuova partita sul gioco The Witcher normale e abbiamo detto facile. Tastiera più mouse, decisamente. Il suo nome era Geralt di Rivia. Era un Witcher, uno sterminatore di mostri. Un lavoro insolito, spezzare la maledizione che gravava sulla figlia del re. Sarebbe bastato passare la notte con lei, dal tramonto all'alba. Se non fosse stata una bestia mortale, una strige, il responsabile della maledizione venne giustiziato.
Il Witcher spezzò la maledizione e ottenne gloria e fama. Il mondo cambiò con l'arrivo della Grande Guerra, l'era della spada e dell'ascia, l'era del disprezzo. Geralt di Rivia scomparve e venne presto dimenticato. Ma questa è un'altra storia. I regni settentrionali si lecarono le ferite per 5 anni dopo la Grande Guerra. Le carestie e le pestilenze hanno mietuto un numero di vittime incalcolabile. Le poche unità di elfi e di nani sopravvissute hanno cercato rifugio nelle foreste per prepararsi allo scontro finale. Bestie abominevoli hanno dominato le foreste selvagge, le strade e gli antichi campi di battaglia. Nelle città e nei villaggi la gente si domandava: che fine hanno fatto i Witcher? Le montagne blu a nord di Cedwen, anno 1270, 5 anni dopo la Grande Guerra. Thank you.
dove sono. Non alzarti, va tutto bene. Non ho idea di dove tu sia stato. L'importante è che tu sia vivo e tra i tuoi amici, anche se hai l'aspetto di uno che ha appena lasciato la tomba. Non ricordo niente. Parleremo tra poco. Ci stiamo avvicinando a Kaer Morhen. Prendi Triss con te. La vostra fine è vicina, Witcher. Godetevi gli ultimi momenti finché potete. Sbagliato, non devi parare. Continuo a ripetertelo. Piroetta, sempre seguita da una parata incrociata, sempre. Sono passati appena 2 giorni da quando ti hanno trovato. Dunque devo la mia guarigione a te. Grazie, Triss. Ricordi nulla? Non molto. Conosco le mosse. Piroetta, parata, fendente... Non so spiegarti, ma avverto un legame quando parliamo. So che eri importante per me. Geralt, noi... Devo rifletterci. Recupererai anche questo. Il tempo scorre lentamente a Kaer Morhen. Ha funzionato! Non male. Riposati un po'. Cosa ne pensi, Geralt? È pronto per la strada? Aspetta gli altri. È da solo. Il professore ci ha promesso 50 oren per ogni mostro che ammazzeremo. È mio! Vesemir, abbiamo compagnia. Chiuderò i cancelli. Geralt, prendi una spada d'addestramento. Ed eccoci finalmente in controllo del nostro bellissimo Geralt. Muovi il puntatore sopra la spada e clicca con il pulsante sinistro del mouse per equipaggiarla. Ho il mouse un po' troppo sensibile. Su un nemico per attaccarlo. Allora, come vedete, si illumina la spada. E quando si illumina posso attivare una combo. Praticamente se tu sbagli, adesso magari ve lo faccio vedere. Se sono troppo lento o troppo veloce. Niente, sono morti troppo... è lo facile.
troppo veloce, ecco, appare la scritta troppo veloce che ci dice: hai toppato. Come ti senti? La combo. Bene. Qualcuno sa chi sono questi intrusi? Dei normali banditi non attaccherebbero mai Carmore. Lo sappiamo, Marigold. Forse potresti provare con la tua famosa magia. Quando sarà il momento, Lambert? Ora basta. Dobbiamo controllare gli altri passaggi. Andiamo nel cortile superiore. Allora, nella modalità visuale alle spalle usa i tasti WSD, qui dice WSAD, vabbè, per muoverti, muovi il mouse per ruotare la visuale, tieni premuto il tasto maiuscolo per spostare liberamente il puntatore. Suggerimento F1 o il tasto F2 per cambiare visuale. Quindi se tengo, vedi, tengo maiuscolo posso muoverlo, se no muovo la visuale. Però scusatemi un secondo, questo lo so che magari nel mezzo della partita non è bello. Dove sta opzioni di gioco, sensibilità mouse? Proviamo a scenderlo a 3. Sì, molto meglio. Allora, intanto come avete visto il ritmo di questo gioco è chiaramente diverso da altri giochi. Ha molti... Le cutscene sono molto lunghe. E poi penso che prima di tutto questo inserirò anche in post-produzione il video iniziale che si ha ogni volta che carichi il gioco. Ah, ecco, col tasto spazio metti in pausa, anche se qui non è esattamente una modalità tattica, però può aiutare. Qui l'uso di poteri magici per ora ignoti vengono utilizzati dai Witcher. Noi, come avete visto, abbiamo perso totalmente la memoria, ma pare che abbiamo qualche legame con questa Triss. Mistica Triss, e qui ci stanno vari Witcher che stanno o in allenamento o già belli, insomma, grossi e vaccinati. Ma che succede? Stanno cercando di abbattere il cancello. Senza un ariete potranno provarci quanto. Mi sembra che ce l'avessero l'ariete. Un Frightener, una brutta bestia. Beh, bella non era. Savolla, lo conosco. È un mago pazzo e ambizioso. Soprattutto pazzo, esatto. Stanno salendo, preparati! Ce ne sono altri, hanno sfondato il cortile superiore. Quello con gli occhiali è il professore, un sicario a Nolo. Mercenario, avrei detto. Avverto della magia. C'è uno stregone fra loro. C'è magia ovunque. Professore, conosci la strada? Mettiti al lavoro. Con somma delicatezza. Il professore è ricercato a Redania, Temeria e Kedwan. È un vero bastardo. Non vedo lo stregone. Marigold, mi interessa più sapere se puoi mettere fuori gioco Savolle. Il resto è un lavoro per noi, Witcher. Ci proverò. Arrivano. Il Frightener è molto pericoloso, ma è anche vulnerabile ai rumori forti. Le campane del cortile superiore! Che esatto. Coincidenza! Eskel, Lambert, fermate il Frightener e i banditi. Leo, sta indietro. Geralt, tu aprirai il cancello per il cortile superiore. Andate avanti, quello senza memoria. Una volta lì, Triss potrà fermare Savolle e il suo cucciolo. Mentre noi ci prepareremo a occuparci del professore e del misterioso mago. Penserò a qualcosa. Andiamo. Cercate di abbatterne il più possibile prima di ritirarvi. Geralt, tieniti presente al muro e raggiungi la torre, dalla quale parte un passaggio per il cortile superiore. Da solo? Sono soltanto dei banditi, anche se una faccia potrebbe esserti tristemente nota. Devi aprire il cancello. Ti non mi ricordo nessuno, tranquillo. Buona fortuna, lupo. Lupo, che poi qui il nostro soprannome dovrebbe essere tipo lupo bianco, White Wolf. Allora, usa l'indicatore sulla minimappa per trovare l'obiettivo di una missione. Clicca nel pulsante sinistro del mouse sull'icona della mappa o premi il tasto M per visualizzare la mappa del luogo in cui ti trovi. Perché sta camminando da solo? Ci sta l'autorun? Non me ne ero accorto. Comunque, qui dice ingresso, corri qui. Oh! Scusa, caro. Gli attacchi in sequenza risultano più efficaci per uccidere i nemici. Sì, più o meno quello che vi ho detto. La spada è infuocata, clicchi troppo presto si interrompe, troppo tardi dovrà ricominciare da capo. Troppo veloce, appunto. Devo un attimo riabituarmi a questo sistema. Poi, se premo Alt, lì ci stanno... Ah, quanti banditi ci stanno là? Ah, ma qui ci pensano loro, ok.
Il gioco mi ha fatto dei rumori perché ho premuto Alt e movimenti insieme. Forse dovrei cambiare il tasto. Poi vedrò. Mi scuso intanto per questi rumori che ci sono stati di sottofondo, perché quello avviene quando si premono tre o più tasti. Chiaramente la mia tastiera non è da gaming, è una tastiera normalissima, per cui si incorre in questi problemi. Se premo Alt senza muovermi, almeno non si creano questi rumori. Poi vedrò di risolvere il problema. Qui c'era niente. Una nuova area, cortile superiore. Ma chiaramente non c'era nulla. Ah, non vi ho fatto vedere, mi sembra per completezza sarebbe giusto farvelo vedere. Il gioco si può fare in visuale isometrica, quindi dove ti muovi con il mouse, ma onestamente non è quello dove mi trovo meglio. E poi è anche una, mi sembra, ibrida come visuale. Adesso vediamo. Sì, questa è ibrida. E questa è la visuale alle spalle che... Ah, qui se fai doppio tasto fai anche delle schivate. Oh, pure capriolette in avanti. Tipo qua, schivi. Attacchi. Troppo veloce. Non sono stato abbastanza paziente. No, no. Bandito, devi stare buono. Ok. Allora, qui c'è niente, non mi pare. Lì si può scendere. Si può scendere là? Non ci ho mai provato. No. Va bene. In barile ancora non possiamo prendere nulla. Peccato. Saliamo di là. Qui ci dovrebbe stare qualche arciere. Adesso appunto ci spiega che esistono più stili di combattimento. Quello che abbiamo usato finora è lo stile, mi pare forte, se è il nome in italiano. Poi c'è lo stile veloce. Quindi sì. Dice l'icona a forma di gatto. Quindi si preme X, cambi lo stile e inizia a attaccare questi che sono più agili. Perché diciamo che se usi uno stile che non è appropriato per un tipo di combattente, praticamente non lo colpisci. Infatti dice torna con la Z, ma già l'avevo fatto. E attacchiamo questi che, come vedete, sono più massicci, con l'asciona ad umano. Per cui ti ispirano proprio che devi andarci di violenza. Premi il tasto spazio per attivare la modalità di pausa. Pausa attiva per cambiare stile di combattimento. Per cui dice, se tu proprio dovessi fare, metti in pausa, cambi stile, togli la pausa. Poi questo mi ha fatto sanguinare. Attacco. Poi io schiverei un attimo in avanti, giusto per non farsi colpire alle spalle, che spesso direi che si può anche evitare come questione. Poi lì è pieno di arcieri, ma noi penso li ignoreremo. Sì, decisamente. Bel tonfo. Certo, a me è proprio qua dovevano mandarmi, è una strada più possiamo sicura. Possiamo passare di qui, seguitemi, torniamo da Savolla. Ok, questo è chiaramente uno da usare lo stile forte. Un, due. Combinazione di due attacchi, colpo finale. Mano a mano poi vedrete che le dinamiche del gioco di ruolo sono comunque incentrate sulla... lo sbloccare talenti, fondamentalmente. Ci saranno anche vari stili, qui non ci si può andare. Ah, utile. Sono... Non riesco a smuovere questo calderone. Forse potrei utilizzare una magia che non ho. Ok. Quindi si sbloccheranno vari talenti, tra cui, diciamo, tra virgolette, sono quasi tutti passivi, se non quelli relativi a... Ah, perché ho sbagliato, vedi? Se uso lo stile sbagliato, non riesco neanche a colpirli. M'ha parato, bastardo. Allora, tu vieni qua. Ok, poi ci sono gli arcieretti carini. Dove ritorniamo con lo stile veloce, penso. Sì. Perfetto, poi ce n'era un altro qui. E schiviamo la freccia. Piruetta. Non mi vedi. È rimasto fermo più che altro per dire, ma che sta fastidiota. Comunque sì, non pensate che i combattimenti siano... così, Nancia. Adesso scusatemi,
Voglio fare una prova per cambiare questi tasti, perché non può essere così. Ma forse se faccio così e muovo avanti. Allora devo muovere solamente avanti. Ok, devo smettere io di usare. No. Vediamo sul control, dovrebbe andare bene. Oh, con il control andiamo molto meglio. Perfetto, dovremmo essere riusciti a eliminare questo problema dei rumori, che veramente mi dava molto fastidio. Qual era il modo per fare un loot rapido? Ci dovrebbe stare un modo per fare il loot. Aspettate un secondo. Boh, vediamo, dovrei aver dato un'occhiata a un forum. Dice di usare il control che ho appena assegnato al sì, adesso premo control. Infatti non me lo fa funzionare adesso perché l'ho assegnato a qualcos'altro. Questo potrebbe essere un problema. Forse era control tasto destro? Non mi ricordo. Certo, ho detto pure che l'ho appena controllato. Ma va bene. Allora, oh, via. 1, 2 1, 2 1, 2. Si giriamo, fa una piccola schivatina indietro. Non mi piace che quello mi stia proprio alle spalle. Ah, proprio sei rimesso indietro. Dice, no, no, tranquillo, ammazza l'amico mio. Non ti preoccupare di me. Difendere Kaer Morhen. Premi il tasto contro, devi pensare tutti gli oggetti di sapere vicinanze, perché l'ho appena cambiato io. Questo ci dà dei resti? No, qui chiaramente sarà. Non ci si può andare. Ok, manovella. Su ragazzi. Eccolo. Non potevi aspettare proprio che stava magari a metà, così lo seppellivi. Dannazione, Geralt. È un miracolo che tu sia vivo. Dillo a me. Avresti potuto dirmi delle scale. Guarda il petto villoso di Geralt. Avrebbero dovuto sistemarle ieri. Non siamo muratori. Non importa. Il professore e l'altro mago sono nascosti nella torre principale. Accettate i fatti, Witcher. Sono qui per derubare. Triss, ragazza mia. Non abbiamo niente di valore. Qualche buona spada d'acciaio, delle pelli di volpe e delle nevi. Sto parlando del laboratorio. E tu lo sai bene. Qualcuno vuole le vostre famose sostanze mutate. Che è un problema. Non saltare subito alle conclusioni. Forse Triss ha ragione. Dobbiamo scoprire cosa vogliono. Una cosa alla volta. Non dovremmo voltare le spalle a un potente mago che guida un Frightener. Non potete lasciare che i banditi raggiungano il laboratorio. Hai ragione, ragazzi. Forse dovremmo dividerci. Geralt, ti sei già occupato di maghi. Scopri questo cosa vuole. Leo ti guiderà. Ma una semplice perlustrazione. Forma per andare contro nessuno un mago. Nessuno sarà troppo dispiaciuto se dovessero perdere la testa. Te la caverai, lupo. Ricordati che Leo è con te. Evviva. Me la caverò. Scopriremo cosa sta succedendo e saremo di ritorno. Non preoccupatevi. Prendi queste pozioni. Non si sa mai. Bevi subito la pozione tuono e conserva la pozione rondine per quando avrai bisogno di cure. Posso spiegarti come funziona. Tipo bevile. Noi ci assicureremo che non entri nessun altro. Triss, ragazza mia, resta con noi in caso Savolla abbia qualche altro piano. Apri l'inventario per accedere agli oggetti cliccando con il pulsante sinistro del mouse sull'icona a forma di borsa o premendo il tasto I. Clicca con il pulsante destro del mouse sulla pozione tuono per usarla. Poi ci sta la scelta rapida e ci piace. Allora, noi abbiamo rondine che si usa per curarsi, vedi, aumenta notevolmente la rigenerazione. Qui sono pochissime le cose che danno le cure instant, diciamo. Sono tutte molto lente, rigenerative. Tuono. Aumenta i danni inflitti ma rende difficile schivare e parare gli attacchi. E noi ce la beviamo. Muove il pulsante sull'icona effetto per ricevere maggiori informazioni a riguardo. Quindi se io premo shift
tuono, aumenta i danni effetti del 100%, riduce l'efficacia dello schivare degli attacchi nemici del 50% e anche di parare. E dura 8 ore, che non è esattamente poco. Qui, abbiamo Triss. Vabbè, tanto dovremmo andare davanti alla porta, immagino, per capire cosa fare. Qui c'era niente? No. Fiaschetta di vino? Peccato. Su, Leo. Sei pronto, Geralt? Sì. È il tuo primo combattimento? No, ma non ho mai ucciso un uomo. Restami vicino. C'è sempre la prima volta. Lambert dice sempre che non sarò mai veloce come un vero Witcher. Ma durante l'allenamento di oggi sono riuscito a colpirlo. Grande. Hai sconfitto Lambert? Ci stavamo allenando con la spada quando è scoppiata la tempesta. Lambert si è distratto per un attimo. Io ho fatto una piruetta e l'ho colpito allo stomaco. Ma lui non è caduto. E poi vabbè, dai, mi ha sconfitto. È un inizio. Diventerai un abile guerriero. Ogni volta che Lambert mi batte, dice che ho del potenziale. Ok. Allora, intanto rivediamoci un attimo. Personaggi. Eskel, lo sfregiato, Witcher calmo e ragionevole proveniente da Kaer Morhen, è un mio pari. Chissà come si è procurato quell'orrenda cicatrice. Professore, nemico number one, uno dei responsabili dell'attacco di Salamandra a Kaer Morhen, era un uomo, all'apparenza uno studio assassino, chiamato il professore. L'altro responsabile era un mago. Lambert, un altro Witcher incontrato a Kaer Morhen, ha sicuramente una lingua tagliente, è sgarbato soprattutto con Triss Merigold, che chiama per cognome. Leo, il giovane che abbiamo qui davanti, è il più giovane abitante di Kaer Morhen, non è un Witcher a tutti gli effetti, nonostante abbia completato il suo addestramento, in quanto non ha subito la mutazione. Leo viene descritto come un ragazzino impetuoso, ma è anche una persona adorabile dal cuore d'oro. Ho scoperto di essere diventato l'idolo di Leo dopo che ha sentito i racconti sul lupo bianco. Vesemir, che è un po' qui il Witcher più vecchio ed esperto, come dice qua, forse addirittura più vecchio della stessa Kaer Morhen, oddio. Trascorre tutti gli inverni nella fortezza e si mette in cammino quando arriva la primavera, come tutti gli altri. Malgrado la sua età, Vesemir è forte e vivace. Molti giovani vorrebbero avere la sua stessa salute. Eccellente spadaccino, è stato lui a insegnarmi a combattere. Come lo sappiamo, non lo so. Vediamo un attimo. Kaer Morhen, giusto per fare... Ecco, questo let's play, sappiatelo, sarà molto più incentrato sulla lore, in cui leggeremo anche molte più cose. Kaer Morhen è una roccaforte montana inaccessibile che ha ospitato per parecchi secoli il quartier generale della Gilda dei Witcher. Il suo nome deriva dal termine elfico Kaer Ha-Muiren, che significa vecchia fortezza marina. Gli antichi splendori sono ormai un vecchio ricordo, i bastioni e la fortezza sono caduti in rovina e un vento gelido spazza le ampie sale. Attualmente solo un manipolo di Witcher vive qui, ma un tempo molti ragazzi si sottoponevano al duro addestramento nel malfamato Antro Infernale a Kaer Morhen. Bestiario non ci dovremmo avere ancora nulla. Formule ci è stato detto la rondine e il tuono. Queste, insomma, le vedremo poi quando ci servono più nello specifico. Ingredienti, per ora non c'è niente di fondamentale, possiamo vederli dopo. Maghi, vediamo un po'. Solo pochi individui detti fonti hanno il potenziale per diventare dei maghi. Molti di essi sono destinati a impazzire, a meno che non imparino a controllare il proprio potere in fretta. Ecco perché sono state create delle scuole per i maghi, dove i bambini più talentuosi studiano per molti anni come acquisire le conoscenze necessarie a imparare a controllare le abilità magiche. I maghi invecchiano più lentamente della gente comune per via dei loro poteri. Benso. Essi sono in grado di estrarre l'energia magica dai quattro elementi, possono teletrasportarsi su lunghe distanze, curare, ma anche uccidere in un istante. Possiedono inoltre una vasta conoscenza politica e scientifica. Politica non è che tutti i maghi la sapranno, comunque beh. Sotto questo aspetto, molti di loro sono alla pari con i capi di Stato. Perfetto. Missioni. Difendere Kaer Morhen. Ho bevuto la pozione di tuono, ora devo entrare nella fortezza e trovare il laboratorio sotterraneo. La strada conduce attraverso la sala principale, quindi giù per le scale. Perfetto. Ci siamo un po' aggiornati su quello che sta succedendo. Schivare gli attacchi nemici. Sì, già visto. Doppio tap. Mazza, l'ho proprio schivato. Perché se non estraggo l'arma mi fa schivare, penso, vero? Esatto. Ma mi daresti anche lo stile di gruppo? Perché ancora non ce l'ha sbloccato. Ah, vabbè, questa era proprio da due colpi. Perché adesso faccio più danno, ma schivo di meno, è vero. E un, due. Un, due. E anche tu dietro. Ok.
Lì c'è un pollo. Pollo? Dall'altro lato stai, pollo? Vecchia credenza. Tutto dall'altro lato, perfetto. Andiamo. Ah, già sei avanti, Leo? Oh, stile di gruppo. Ok, forma di grifone. Un, due. Un po' laggasetta sta situazione è stata, non mi è piaciuto. Mamma mia, che breccole che vi tiro. Finita così? Va bene. Allora. No, il loot rapido sicuramente non sta funzionando. Questo è un grosso problema. One second. Ok, dovrei aver risolto il problema dei beep. Vediamo se adesso... Oh, vedi, adesso ho lasciato libero il control. Posso utilizzare il tasto alt per fare il loot. E le cose saranno molto meno a pain in the ass. Per restare sempre un po' anglofoni, che ci fa piacere. Detto ciò, cucina è bloccato. Qui, se tiriamo fuori l'arma, ce la facciamo andare un po' più veloci. No, forse serviva la spada d'argento. Spada d'argento, signore, che non vedremo per un bel po'. Queste scale portano al laboratorio. Andiamo. L'energia che hai estratto dal circolo degli elementi basterà a fermare i Witcher. Tu tremi. Non ti lamentavi che sarebbero stati tutti di Savolla senza lasciartene nessuno? La vista di un singolo Witcher ha forse instillato il terrore. Ma che Witcher? Il cosiddetto lupo bianco, creduto morto, è un famoso assassino. Lo sfiderò volentieri. Leo, sta indietro. Coraggio, caro il mio professore. Fa cazzate, Leo. Il tempo è fondamentale. Io detengo il potere del circolo degli elementi. Perciò non saranno una minaccia. Bastardo. Torna al lavoro. Voglio che le sostanze mutagene siano pronte per il teletrasporto entro 15 minuti. I nostri Witcher non ci disturberanno. Ma vediamo se riesco a contraddirti in qualche modo. Siamo tagliati fuori! Questa barriera magica sembra solida. Abbiamo bisogno di Triss. Ci stanno derubando. Geralt, sgombra il passaggio. Usa un segno. Che segno, scusa? Un segno? Lard, io non posso farlo. Ho le dita rotte. Lancia Lard sulle macerie. Non ricordo i segni. Andiamo al circolo degli elementi. Una vasta fonte di potere. Devi cercare di imparare i segni. Sì, questo è il momento migliore, dici. Vado un attimo a fare lezione, eh? Torno subito. Oh. Qui che c'era? Ok. Leo? Aspettami. Oh, clicca per vedere la pietra elementale, cioè nient'altro, no? E ora abbiamo imparato Lard. Ci sei riuscito? È stato velocissimo. Nessun problema. Vi bastava ricordare. Lo sapevo che avrebbe funzionato. Torniamo di sopra prima che Lambert uccida il Frightener da solo. Eh sì, questa è la nostra preoccupazione. Il segno di Hard è una forza telecinetica utile per liberare i sentieri ostruiti o per respingere i nemici. Clicca con il pulsante destro del mouse sul bersaglio per lanciare il segno. I nemici atterrati o storpiti sono più facili da uccidere con un solo colpo. Ok. Vamonos. Apice la... Ah no, non era da qua. Errore mio. Era da qua. Adesso... Ah, vedete? Qui... fammi provare il shift. Qui su ci sta la nostra... come la chiama? No, non tossicità. Resistenza. Che sarebbe tipo mana... barra stamina. Ci sta un attacco in base al segno che tu hai equipaggiato. In questo momento non abbiamo solamente l'hard, per cui... Cosa hai saputo? Se stai sotto non lo puoi usare. I banditi hanno perlustrato il laboratorio. Il mago ha usato il circolo degli elementi per creare una barriera magica. Dannazione, siete tutti dei poppanti. Perché non mi avete detto subito del circolo? Io non me lo ricordavo. Triss, ragazza mia, non mi è sembrato importante.
Il mago si è allineato al circolo per creare un portale stabile attraverso cui potrà raggiungere qualsiasi luogo del continente, portandosi via il vostro equipaggiamento. Abbiamo fatto un errore. Ma tu avevi detto che il mago era in nome. Perché gli mancava qualche pezzo di formazione. Credo che prima di tutto dovremmo proteggere il laboratorio. Non farti prendere dal panico, Marigold. So che vorresti vedere i segreti dei Witcher. Vesemir, se quell'idiota non chiude subito la bocca, non potrò garantire per le mie azioni. Ora basta. Lambert, smettila di provocare Triss. Un po' di rispetto. Triss, se ci rechiamo nel laboratorio, finiremo circondati. Conosciamo bene le tattiche. E se ci dividessimo? Geralt ha ragione. Dobbiamo uccidere il Freidner e proteggere il laboratorio. Dobbiamo dividerci. Come facciamo? Io andrò di sotto. Soltanto io posso infrangere la barriera. Vesemir? Io resterò a occuparmi del Freitner e di Savol. Tu, Geralt, potremmo avere entrambi bisogno del tuo aiuto. Allora, con Triss pare che avessimo un legame, in più ci sta quell'assassino che voleva fare lo sborone con noi. Andiamo con Triss. Il laboratorio è importante. Vado con Triss. Anch'io. Leo non è proprio il più indicato. Savolla sta lanciando un incantesimo. Sta per succedere qualcosa. Mi sa che è il Frightener, eh? Il suolo trema, lo senti? Si fanno strada con la forza. Ma se intanto noi andassimo? No, eh. Tocca aspettare l'entrata sborona, avete ragione. Hanno tutti qualche problema sulla cera. Ok, voi andate a fare il bestione, noi andiamo sui pesci piccoli. Buona fortuna. Mi raccomando, usate le campane. Ti attende un duro scontro. Prendi questa pozione all'occo. Ripristina la tua resistenza. È molto utile contro i maghi. Assolutamente. Andiamo. Allora, noi la pozione all'occo che ci è appena stata data, nuova annotazione del diario, formula all'occo, ce la beviamo subito. Andiamo. Banditi. Sono tanti banditi. Questo si è teletrasportato qua, ma non ci doveva stare il Frightener, bastardo. Non proseguirei oltre, Bianco. Evocherò un potente demone che ti farà pezzi. Non dovresti dirlo, dovresti farlo. È esausto per il teletrasporto. Ci occuperemo di lui e torneremo da te prima che tu possa infrangere la barriera. Qualcosa mi dice che questi tutti intorno toccherà maciullarli. Infatti, me l'ha telegrafato proprio. Uno, due, tre. C'è nient'altro? Lo sto già facendo. Dai, però menalo. Sei trasportato dove? Dove stai? Di là. Forse devo cambiare stile? Veloce? Pare che veloce funzioni. Via, ferma. Bastardo. Non ti trovo. Qua. Non c'ho abbastanza resistenza. E spemmete con sti fulmini. No. Ah, perché si sta togliendo. Mi metto un attimo un pizzo. E... Ui! Dai, però attaccalo mentre sta a terra, sennò che te faccio a fare? Dai, Savolla, su. Ton 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 ton. Di là. Perché non me l'hai fatto? Ok, molto meglio. E vai giù così. Avete notato intanto che ci sta la barra della
tossicità. Praticamente più pozioni si prendono, più ci si intossica. Oltre un tot si muore praticamente, molto banalmente. Però ci saranno pozioni pure per cercare di risolvere quel problema. Però ho fatto col... Ma io non sono sicuro che dovevo usare lo stile veloce, sapete? Mi sembra che questa parte funzioni un po' meglio in realtà. Ho fatto un errore. Va giù, va. No, è che ma ti trasporti mentre ti butto a terra. Sleale. Dai, Savo. Oh, giù. Sono diretti al laboratorio. Come fai a saperlo? Che mi dici del mostro di sopra? Volevo aiutare, ma non sono riuscito a passare oltre quello strano cerchio. Savolla ingoierà un bel rospo. Questo è ciò che conta. Dobbiamo raggiungere il laboratorio. Andiamo. Cosa c'hai? Zaffiro, mirtilli, grasso d'oca. Intanto un po' di mirtilli ci li mangiamo, va? Control e il mouse sinistro. No, come rimuovere? Annulla. Per dividere. Ma se te voglio mangiare? Come si mangia? Tasto destro non me lo fa mangiare. Ho diviso il mucchio. È stato completamente inutile. Ti ho rimesso insieme. Questo lo ordina. E perché non mi ti fa mangiare? Va bene. Problema che risolveremo un'altra volta. Dobbiamo andare di là. La cucina è ancora chiusa? Sì. Ho preso un altro polletto. Oh, Triss. Mazza, fortuna che ci dai una mano. Sta saccheggiando il laboratorio. L'altro mago è... L'avevo sottovalutato. Sbrigati. Te lascio così a terra, a te. Vabbè. Triss non è in grado di fermare gli intrusi. Ce ne siamo accorti. Professore, occupati di quei Witcher. Gli piacerebbe. Ci rivedremo. Ho sentito dire che i Witcher sono in grado di parare i dardi in volo. Vediamo. Leo, fermati. Figurati. Un'altra e ora scappi. Mortacci tua, tutto il figo hai fatto. Dai che... Cosa è successo? Costole schiacciate, polmoni perforati. Sta morendo. Ha bisogno del decotto di Raffard Bianco. Tieni duro, Leo. Era proprio qui. Temo sia tardi. Non riesco a trovarlo. Vesemir. Leo è morto.